traguardo molto importante per noi, intanto per IKEA Italia, perché dopo 9 anni torniamo ad aprire un negozio con un formato totalmente innovativo, è il primo che apriamo in Italia ed è il 7° che inauguriamo al mondo. Ma confermiamo comunque l'interesse nella piazza di Roma. Di fatto oggi celebriamo questa apertura, ma in realtà entro l'estate apriremo 2 nuovi touch point nella città, in via Regina Margherita e a San Giovanni, e questo perché sostanzialmente stiamo lavorando su una strategia di capillarità e di presenza sulla città di Roma che possa aiutare i cittadini a muoversi in maniera sostenibile e a non percorrere distanze troppo lunghe per raggiungere i nostri punti vendita. La scelta di aprire questo punto vendita a Fiumicino non è casuale, ma di fatto si inserisce all'interno di una chiara strategia di prossimità, tant'è che qui ad esempio abbiamo un treno metropolitano che può collegare il centro città a Fiumicino in tempi relativamente brevi, quindi un negozio che si affaccia ai cittadini di Roma, ma che ovviamente si affaccia anche ai cittadini di Fiumicino e dei comuni limitrofi che lo possono raggiungere in maniera agevole. Un format totalmente nuovo ed innovativo, piccolo, dove però è possibile accedere al 100% del nostro range, dove è possibile trovare un circular hub, dove è possibile trovare un'unica planning area dove il cliente può essere seguito per tutti i bisogni in termini di arredamento delle proprie aree della casa, e uno Swedish Daily, che è uno spazio dedicato al food dove il cliente può consumare, acquistare oppure ordinare e poi stile grab and go portare via le pietanze che ha ordinato. Allora, siamo molto contenti dell'apertura ovviamente di IKEA, che era uno dei nostri 3 pilastri del piano di lancio del centro commerciale. È la prima volta che IKEA apre all'interno di un centro commerciale, è un negozio molto bello e ovviamente ci aspettiamo a questo punto che con il piano di lancio completato il centro commerciale riesca, come dire, ad andare dove noi ci siamo prefissati di arrivare. Siamo molto contenti. Con l'apertura di IKEA inizia quella che è una fase di riposizionamento del centro commerciale, conseguente al restyling dell'immobile, che ha visto un grosso investimento da parte della proprietà del centro commerciale Generali Real Estate. L'apertura di IKEA è uno dei pilastri fondamentali con i quali il centro commerciale va ad offrire al pubblico una novità del panorama di centri commerciali che riteniamo possa essere vincente nella strategia commerciale dell'azienda.